Bentornati sul mio canale, ragazzi. Questi sono quei momenti che tutti aspettiamo ma che non arrivano mai. Ebbene, questo momento è arrivato. La Manini dice: Gianni, ho due stock di batterie in magazzino, te le mando subito. Qui è stato corriere veloce perché vorrei che me le presentassi. Qui c'è un'offerta particolare, ragazzi. Chiaramente lo sapete che io non spingo mai nessuno a comprare, però queste io le compro perché sono batterie EVE e batterie CALB, che sono due brand. Ovviamente oramai sapete che i brand mondiali sono 5, più un brand americano che però è inaccessibile in termini economici. A questo punto la Manini, che sapete, vende solo batterie di alta qualità, ha questi due stock. Sono qualche migliaio di pezzi che lei vuole far fuori perché sta arrivando la nave con tutti gli altri. Quindi i magazzini, voi sapete che oggi a livello fiscale il magazzino è una perdita se non viene smantellato subito. E io, come ho già detto, nel clima in cui viviamo, ne prenderò diverse anche perché voglio fare una sorta di riserva. Perché, francamente, ragazzi, io non so. Fra 6 mesi, un anno, cosa succede se mi chiudono i ponti con la Cina e io non ho più batterie? Quindi farò scorta. Qui vedremo questi due modelli che ha presentato, che sono le EVE classiche che conoscete benissimo e le CALB, altra batteria primaria. Sono spettacolari perché non voglio anticiparvi niente, vi dico solo grado A e le capacità sono superiori a quelle alle quali di solito siamo abituati. Ragazzi, pochi secondi, scrivete il tempo di iscrivervi al canale e attivare la campanella e ci vediamo qua fra pochi secondi. Cominciamo, ragazzi, subito col dire che questo modello delle EVE sono le LF280K. Ebbene, quando le batterie di questa casa vengono prodotte in alta qualità, quindi grado A, le capacità possono anche essere superiori. Difatti, le batterie che questo lotto della Manni ha in magazzino, vi ricordo, a Milano, non in Europa, quindi anche i tempi di consegna sono diversi. Ebbene, queste hanno una capacità testata da loro perché ricordate che la Manni testa ogni singola batteria e poi vi va a formare dei gruppi sintonici dove quando formate un impianto avete 16 celle tutte uguali, che possano collaborare tra di loro. C'è una sintonia degli elementi. Ebbene, no, non è tanto la perfezione dei volt o delle resistenze interne, perché quando poi vengono trasportate dalla Cina all'Italia, i container, il viaggio, il sole, tutto contribuisce a far variare quello che è tutte le due caratteristiche fondamentali di tensione e resistenza interna in funzione anche del trasporto, perché vi ricordo che insomma, se le ordinate in Cina ci ricordiamo tutti come l'anno scorso ci mettevamo dai 3 ai 4 mesi. Bene, adesso dal magazzino di Milano le batterie arrivano in 2-3 giorni, cioè 2-3 giorni avete le batterie a Roma piuttosto che in Calabria. E vi ricordo una cosa: chi di voi vuole andare a ritirarle a Milano perché abita in tutto il nord Italia può anche prendere la macchina, ed è una cosa che a me piace sempre perché tocco con mano, non aspetto il corriere, però obiettivamente 2 o 3 giorni sono veramente pochissimi. Vi stavo dicendo, quindi le EVE, queste qua sono 290 ampere circa. Perché circa? Perché dai test precisi che loro fanno nell'etichetta che appongono sulle batterie, ve lo faccio vedere qui, sull'etichetta loro mettono la capacità reale, oltre ad altri numeri che sono numeri di test loro. E quindi le batterie possono essere anche 289, 288, 291, però creano i pacchi sintonici in base alle capacità e alle resistenze interne. Questo è fondamentale. Quindi sono EVE LF280K da 290 ampere. Questa è una cosa fantastica. E vi ripeto, io le sto pigliando perché, a dire il vero, sto pigliando anche inverter e fra un po', ragazzi, ve lo dico e ve lo anticipo, stanno arrivando i pannelli fotovoltaici. Non vi dico né potenza né la marca né niente perché sarà anche lì una sorpresa. Quindi ovviamente se dovete comprare fate pure. Ma se potete aspettare un attimo, sta arrivando il pannello fotovoltaico del canale Energia Fai da Te, che è da tanto che anelo e serve qua perché abbiamo quasi tutti i prodotti che servono per realizzare un impianto fotovoltaico. Sto cercando proprio di definire anche questa situazione qua con i pannelli fotovoltaici. Torniamo alla Manni e torniamo alle batterie.
Allora, sono due tipologie diverse. Abbiamo detto 290 ampere, le LF280K, circa, qualcosa più, qualcosa meno. E invece le Kalb, alcuni di voi non conoscono questa marca, l'ho già detto, è una delle 5 primarie mondiali, ovviamente tutte cinesi. Le Kalb conosciute, altro brand, marchio mondiale, chiaramente sono tutti cinesi, ragazzi, perché hanno il monopolio produttivo del mondo. E le Kalb, queste sono 310 ampere circa, ampere più, ampere meno. Quindi abbiamo addirittura, rispetto allo standard delle EVE 280, abbiamo le 310, quindi sono 30 ampere in più a batteria. Il costo è di poco superiore. Allora ragazzi, spesso su questo canale avete visto quelle che sono le differenze tra le diverse batterie. Qui sono passate le EVE un anno e mezzo fa, sono passate le Kalb, le Rept, le Itium, le Lithium, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, le batterie sono tutte longeve, tutte potenti, tutte belle se sono grado A. E qua con la Mania abbiamo sempre avuto solo e soltanto il grado A. Tra l'altro l'azienda, molti di voi l'hanno anche dichiarato sul canale con dei feedback, tantissimi di voi, grazie Gianni, la Mania è bravissima, eccetera. Ok, tutti i complimenti che però servono anche per coloro che devono ancora acquistare. Quindi è fondamentale il vostro feedback, lasciatemelo sul canale. E quello che volevo evidenziare è questo. Batterie di qualità di tipologia diversa, sì, vanno tutte bene, sono tutte belle, l'importante è che siano grado A e alta capacità. Avere delle EVE da 290 ampere e delle Kalb da 310 ampere è spettacolare. Ora, qual è la differenza tra questi due modelli? Ok, allora, queste 290 ampere, sempre offerta adesso per smaltire questi lotti, sono comunque tante, sono migliaia, quindi, però sapete, per come vede la Mania, migliaia, non so, sarà, boh, non lo so perché non sono là nella contabilità. Allora il punto è, queste sono 290 ampere, hanno il loro costo, queste sono 310 ampere e costano poco di più, queste sono le EVE classico 6000 cicli, queste sono le Kalb classico 9000 cicli. Quindi ragazzi, la scelta è proprio questa: voglio delle EVE 290 ampere, voglio delle Kalb 310 ampere, voglio delle EVE 6000 cicli o voglio delle Kalb più longeve. Sono argomenti che ormai con le lithium dobbiamo anche tollerare e addirittura trascurare. Ecco perché io dico, con le batterie a litio io guardo solamente capacità e grado A, devono essere buone, poi il resto sulla longevità e la potenza sono simili. I nostri impianti sapete che ormai stanno diventando sempre più potenti, siamo arrivati sul mega impianto al 2P16S, cioè due di queste messe in parallelo e queste fanno un parallelo, nel caso di queste EVE sono praticamente 290x2 che fa praticamente 580 ampere. E 580 ampere moltiplicata per la tensione media delle batterie a litio, cioè 51,2, noi abbiamo un botto di corrente, ovvero realizziamo esattamente il cosiddetto circa 30 kWh di batteria del mega impianto. Voi sapete che nel mega impianto vorrò usare 32 celle della EVE, 32 della Itium che sono già operative e 32 della Rept. Però ragazzi, magari usciranno ancora delle nuove sorprese da utilizzare. Questo è un canale sempre in evoluzione. Quindi cosa scelgo? Vi stavo dicendo prima, io scelgo sempre soltanto quelle che mi convengono di più. Perché una volta consolidato che Mani vende solo roba buona, si dice, a questo punto quanto costa? Boh, prendere questa. Adesso c'è questo, quanto costa? Mi piace prendere. Anche perché i confronti con i brand americani sono disastrosi in termini di prezzo. Quindi e questa cosa qua varrà ancora di più quando adesso arriveranno i pannelli fotovoltaici, ragazzi. Vedete, sul mio canale spesso vi parlo a braccio, cioè quello che è stata tutta l'esperienza attinta in quest'ultima settimana con la Mani che mi parlava di queste, adesso ve la sto sviscerando, come si dice in gergo cinematografico, a braccio, cioè non ho appunti da prendere, perché queste sono già frutto di discussioni serie a tavolino avvenute con la Cina.
Quindi arriviamo a questa offerta. Vediamo ancora altre due caratteristiche importanti, dopodiché vi saluto e questo sarà uno dei video corti, meno male, che ogni tanto riesco a fare. Grazie sempre della vostra pazienza, ragazzi. Perché, ragazzi, questa è una cosa tecnica che ci tengo a dirvi, perché si chiamano IV280K e in realtà sono 290A e queste sono le CALB 280A, ma sono in realtà 310. Perché le aziende produttrici, se vanno troppo sulla soglia del reale e qualcosa un po' meno, l'acquirente dice no, non è vero, e a fronte testa o causa legale succede un rebelotto, si dice a Milano. Allora il punto è proprio questo, stare un po' bassi, ma poi in realtà è diverso. Ebbene, è diverso solo se le batterie sono di alta qualità, se no ecco perché avevamo detto 280, e le IV sono quasi tutte 280, 281, 279, 282, quindi sono lì. Se invece sono grado A superiore, allora a quel punto sono più di 290A. Quindi possono essere 288, 89, 90, ribadisco questa cosa qua per serietà comportamentale. Lo stesso queste, sono 280 dichiarate, ma sono invece 310. Come avvengono in testa? Lo sapete, una per una vengono posizionate in questi macchinari che le caricano fino al livello massimo delle celle, voi sapete 3,65, e poi le scaricano fino a 2,50. In questo lasso di tempo tenete presente anche che da 2,50 a 2 volte, 2,2 quando la cella è veramente niente, abbiamo dentro probabilmente 5-7A, quindi non è che però è rischioso scaricarle fino a zero, anzi è mortale per le batterie. Ecco perché la scarica avviene fino a 2,5-2,4 massimo. A questo punto scaricate a zero e poi ricaricate fino al 3,65, danno la reale capacità di queste batterie. Questo era un dettaglio importante per capire come mai a volte delle sigle identificano un prodotto, quando poi andiamo a prendere il top quality abbiamo una capacità diversa. È ovvio che siamo contenti. La tristezza è quando ci danno una 280 e poi 279, come a volte succede. È un grado A, ma non posso metterlo B perché sono altre caratteristiche. Resistenza interna delle IV sappiamo essere intorno a 0,20, 0,21, massimo 0,22, quindi 0,19 anche si trovano. L'anno scorso c'erano delle IV a 0,18, non ci sono più, perché la casa produttrice anche loro per sfornare diventano un po' più veloci, quindi le 0,18 sono ormai introvabili. Ma ragazzi, 0,18, 0,19, 0,20, nei test che ho fatto in questi anni ho visto che veramente, devo essere onesto, forse era una pignoleria mia che mi piace sul canale anche per rispettare norme di sicurezza e tutti coloro che sono principianti, che non hanno esperienza, cioè tutto questo mi porta sempre a dire cose chiare e incisive come deve essere. Poi sarete voi gli smussatori, cioè coloro che andranno a tollerare o no alcune cose. Ma meglio essere precisi che lassivi, questo è fondamentale, soprattutto in un canale di questa tipologia. Il punto è questo, mi ha detto anche al magazzino a Milano, per coloro che vogliono fare impianti più leggeri, sulla 12-24 volt o anche una 48 che non deve avere grandi assorbimenti, hanno anche i 150A, quindi le batterie 150A. Come funziona, ragazzi? È semplice. Il link che c'è sotto questo video, cliccate, lì vi apre il negozio Alibaba. Lì c'è scritto chatta, cioè comunica con loro, cliccate lì, scrivete quello che volete in italiano. Sono amico del canale di Gianni, mi ha detto che c'è questa offerta delle IV, delle CALB, ho visto che mi ha detto che hai le 150A, vorrei sapere i prezzi, vorrei sapere il trasporto. Prima vi dicevo, chiedete sempre trasporto DDP, cioè fuori da casa vostra, drin col campanello, zero costi, è tutto già incluso. Oggi vi dico, potete anche non chiederlo, perché già lo fanno di default per tutti gli amici del canale in Italia. Quindi già questa è una... ai tempi, se vi dimenticavate, il DDP poteva essere pericoloso in termini di extra costi, oggi no, già lo fanno di default, quindi questo è fondamentale. Tutto incluso. Vi arrivo a casa e... insomma ragazzi, sto facendo una recensione richiesta dalla Mani, farò l'ordine adesso, vediamo di quante celle e dopo buona avventura, buon montaggio e ci risentiamo sempre con i webinar. Tra l'altro vi dico una cosa ragazzi, scusate, sto approfittando di questa recensione per sviscerare tutto quello che sta uscendo in questo canale. Avete visto che negli ultimi giorni ho fatto 3 video
recensione Bluetti, il video sugli utensili, ragazzi, o utensili. Cos'è successo? Contentissimi tutti, e soprattutto voi nuovi e principianti che avete detto: Gianni, meno male, facci vedere anche qualcosa di semplice, eccetera. Questo non è un canale che vuole fare solo i mega impianti, ma anche le cose più semplici. Tante sorprese, e ho deciso adesso di dedicarmi di più al canale, visto che ho tolto ancora altri fronzoli di antica tipologia che vi menzionavo. Ho la mia semplice partita IVA e andiamo avanti con più video. Cercherò di farli sempre, come al solito, completi e pieni di dettagli. L'ultima cosa che voglio dirvi, ragazzi, è la soddisfazione di questo canale, sempre grazie a voi. Voi avete visto la professionalità, avete visto la serietà e io vedo i vostri comportamenti. Se leggete i messaggi non c'è nulla che sia parolacce, cioè questo canale sta andando nella direzione giusta, cioè la mission, aiutare chiunque a produrre la propria energia. Grazie ancora. Ed è per uno youtuber è piacevole quando ci sono diverse aziende che fanno a guerra per averti, perché io ricevo settimanalmente offerte da parte di aziende famose che conoscete bene anche sulle batterie, ma su questo canale c'è, finché si comporterà bene, solo e soltanto la Mani per quanto riguarda le celle singole. Non mi piace fare, avete visto che ci sono anche i Bluetti, non c'è altre aziende, quindi le aziende leader, che vogliono ovviamente, ognuno è libero commercialmente di fare quello che vuole, passano di qua, e quando non sono più leader non lo sono più. Questo è tutto per oggi, ragazzi, passiamo ai saluti finali. Ragazzi, per fare una strasintesi, abbiamo 290 ampere EVE LF 280K, abbiamo le CALB 310 ampere, abbiamo 6000 cicli, abbiamo 9000 cicli. L'offerta è ovviamente fino a esaurimento, non chiamatela dicendo: ho visto un video 6 mesi fa o un mese fa e dove c'era questa offerta, vi dirà sì, ma dopo sono arrivate due navi. Quindi questo è il concetto. La cosa fondamentale, ragazzi, è il magazzino Milano. Questo è, cioè, 2 giorni, 3 giorni avete le batterie a casa, cioè questo è spettacolare. Ma lo evidenzio questo perché tutti noi anni fa, mamma mia, 4 mesi, era come se eravamo in sala parto. Vi ricordate? Non so se vi siete dimenticati, scrivetevi, i vecchi amici del canale, oramai siamo prossimi ai 100.000, ma i primi che vivevano questa attesa di 3-4 mesi, scrivetemi nei commenti: Gianni, era veramente tediante, cioè era stancante. Quanti messaggi ci scrivevamo? Sono arrivati a te? No, a me no, a te? Ma mi hanno detto che sono in Germania, stanno... No. Qui non ha scelto proprio il magazzino, quello classico, tedesco, polacco, eccetera, perché comunque i tempi di consegna dicono sempre 6, 8, 10 giorni, poi invece ci mettono 2 o 3 settimane, abbiamo visto anche questo. Ma il magazzino di Milano ha rapidità. Ragazzi, ho detto che era un video corto, quindi mi devo interrompere qua. Vi ringrazio ancora di aver visto questo mio video di questo canale. Iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti, ragazzi.